Eccoci ritornati insieme. Dunque, comincia oggi il 41esimo viaggio apostolico di Papa Francesco in Ungheria e per parlare delle aspettative e delle prospettive di questo viaggio così importante abbiamo con noi Salvatore Cernuzio, collega giornalista di Vatican News. Buongiorno Salvatore, ben trovato, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti gli spettatori. Dunque, è un viaggio importante, Papa Francesco ritorna per la seconda volta in Ungheria dopo poco tempo, la prima volta è stato subito dopo la fase acutissima del Covid per il congresso eucaristico internazionale ed ora comincia un viaggio apostolico vero e proprio, come è stato definito anche dal direttore della sala stampa vaticana. Quello che vorrei chiederti per partire, dunque, qual è il senso di questo viaggio? Hai citato Matteo Bruno, il direttore della sala stampa vaticana, e voglio rifarmi proprio alle sue parole, cioè di un viaggio che era una promessa alla Chiesa ungherese e al popolo ungherese. La promessa, cioè, già lanciata durante la messa conclusiva del congresso eucaristico, quando il Papa è stato praticamente una sola mattina a Budapest per poi partire in Slovacchia. Il Papa ha voluto quella volta, e ricordiamo tra l'altro che anche le condizioni di salute non erano tra le migliori, qualche mese prima era stato ricoverato al Gemelli per l'operazione al colon, comunque lo stesso ha voluto inserire due tappe in quel viaggio apostolico, l'ultima appunto, e la prima appunto a Budapest con la messa del congresso eucaristico, e dove, come ha specificato, è una visita, cioè una messa legata a quell'evento. Il viaggio poi lo farò, l'aveva già detto in aereo, quindi lì ha esplicitato questa promessa, ora l'ha mantenuta. Quindi un abbraccio, una carezza, un incontro di nuovo con questa Chiesa e questa popolazione che tra l'altro ricordiamo ha una grande tradizione, una grande storia. Budapest stessa, come è stato detto, è una città che ha conosciuto divisioni, ricostruzioni e unificazioni e che adesso dal 24 febbraio scorso si trova anche a far fronte all'emergenza dei profughi dell'Ucraina. E abbiamo visto prima, grazie alla nostra regia, quello che è il logo con il motto in ungherese del viaggio del Papa in Ungheria, Cristo è il nostro futuro. Possiamo rivederlo, eccolo, è un logo importante che rappresenta il ponte delle catene di Budapest, la capitale ungherese, e vuole rievocare appunto quel pensiero che Papa Francesco più volte ha sottolineato nel corso del suo pontificato, cioè l'importanza di costruire i ponti. E allora da questo punto di vista ti chiederei, Salvatore, perché l'Ungheria è così importante e dal punto di vista spirituale, ma anche dal punto di vista geopolitico, per la posizione che ricopre, per il ruolo che sta rivestendo anche nella crisi del conflitto tra Russia e Ucraina? Sì, l'Ungheria, diciamo, si trova proprio nel cuore dell'Europa e condivide anche circa 135 chilometri con l'Ucraina, quindi insieme alla Polonia è uno dei paesi di primo approdo di questo flusso enorme di gente in fuga dalla guerra. Io credo che questo sia uno dei significati del ponte riportato nel logo, oltre a ricordare quella che, di cui parlavamo prima, cioè la storia della città, delle antiche Buda e Pest poi unificate, ma anche appunto un discorso di ponte che si deve creare in Europa, perché di fronte alla tragedia immane della guerra, quello che è il primo antidoto è la fraternità, quella che ha chiesto da sempre il Papa dall'inizio del suo pontificato, e non solo per la guerra in Ucraina, ma per tutti i conflitti che si consumano nel mondo. Quindi il ponte rievoca proprio questa immagine di legami, di apertura, di unificazione, di passaggio anche. E ripeto, in questo momento storico mi sembra un'immagine altamente simbolica. Hai detto, specificando, ecco, che l'Ungheria condivide con l'Ucraina 135 chilometri di confine, che è un lembo di terra, ecco, molto sottile se pensiamo alle proporzioni dei paesi in gioco nel conflitto, appunto, che dal 24 febbraio del 2022 ha cambiato un po' il nostro modo di vivere. E l'Ungheria da questo punto di vista è stata per certi versi anche inondata di profughi, perché nonostante quei pochi chilometri, 135 appunto, in decine di migliaia si sono riversati appunto dall'Ucraina verso l'Ungheria per cercare una speranza di vita migliore a causa di questo conflitto. Vorrei chiederti, l'Ungheria come si è organizzata da questo punto di vista, dal punto di vista dell'accoglienza dopo questa data spartiacque?
Io ho avuto la fortuna a livello giornalistico di essere in Ungheria, a Budapest, una settimana dopo dallo scoppio della guerra. Era appunto i primi di marzo del 2022, ho accompagnato il cardinale Michael Czerny, prefetto del Dicastero per lo sviluppo integrale, che era uno dei due inviati del Papa insieme al cardinale Krajewski. E mentre Krajewski si è recato proprio nel cuore dell'Ucraina, Czerny invece si è occupato, diciamo, di questo lato umanitario, cioè quindi dell'assistenza, di portare la vicinanza del Papa ai profughi. Quindi ho avuto, ripeto, testimonianza diretta di quello che è stato il lavoro di accoglienza che il governo, ma soprattutto la Chiesa ungherese nelle sue varie declinazioni, quindi la Caritas e le varie realtà, associazioni, hanno offerto a queste persone. Ho ancora negli occhi cioè l'orrore, insomma, che ha provocato la guerra, di queste famiglie divise. Siamo stati, mi ricordo, al confine con Berekov, che è proprio la striscia di terra che appunto lega l'Ucraina all'Ungheria, dove c'era una fila incredibile di macchine, alcune dicevano che erano state anche 16 ore in fila per attraversare la frontiera, e subito dopo il centro di accoglienza dei profughi con queste donne sole, malate, anziane, senza i loro mariti, i loro compagni e anche i loro figli. Quindi un dramma immane, e parliamo, ripeto, di un anno fa, quindi con l'acuirsi della guerra, con l'acuirsi del conflitto, con le tragedie di cui siamo a conoscenza, purtroppo la situazione naturalmente è peggiorata. E l'Ungheria, raccontavano allora, ma ci è stato anche confermato da tanti referenti che abbiamo sentito in questo tempo e soprattutto nelle ultime ore in vista del viaggio del Papa, ha messo a disposizione tutti i mezzi possibili. E anche a livello governativo sono state offerte delle prospettive per il futuro di integrazione del lavoro, di abilitazioni in alcuni mestieri, delle case di prima accoglienza, poi per una più lunga permanenza. E diciamo che il lavoro è stato grande, e anche e soprattutto la Chiesa, a cominciare, ripeto, dalla già citata Caritas, ma Sant'Egidio, mi ricordo che c'era un lavoro capillare sul territorio, nelle stazioni, dove cioè solo la mattina che sono andato io erano scese 3.000 persone in una mattinata, bambini ovunque, donne, ripeto, e quindi sicuramente un lavoro grande. E ricordiamo, cioè non possiamo dimenticare né negare, insomma, quello che è stata anche una posizione assunta dal governo dell'Ungheria di chiusura anche nei confronti di alcuni profughi provenienti non dall'Ucraina ma dal sud del mondo. Quindi quello che è stato chiesto anche da rappresentanti della Chiesa stessa è di un'accoglienza generale, cioè di braccia aperte. Ecco, il ponte, ritorna l'immagine del ponte, anche perché l'Ungheria ha una posizione geografica strategica, e anche gli stessi profughi dell'Ucraina che abbiamo intervistato in quelle occasioni raccontavano di attraversare questo paese proprio come passaggio, magari per poi raggiungere i parenti in Austria, in Germania, in Italia. Quindi io credo che da parte del Papa ci sarà un grande appello a questo tipo di accoglienza, a queste braccia che devono restare aperte, e sicuramente anche la gratitudine per quanto è stato fatto in un anno e mezzo di guerra. Noi sappiamo che la comunità cattolica ungherese è una comunità che è stata forgiata anche nella sofferenza. Come non ricordare le due epoche di oppressione con i regimi totalitari, nazisti prima e poi con il regime comunista, le tante figure di santità nascosta, come la chiama Papa Francesco, oppure come quelle più evidenti, come il Cardinal Mizzenti, come non ricordarlo, ecco, che Papa Francesco ha voluto dichiarare venerabile nel 2019. Una Chiesa dunque che è viva e che Papa Francesco andrà a confermare nella fede, usando questa espressione così bella che accompagna sempre i viaggi dei pontefici. L'ultima domanda che ti voglio fare, Salvatore, prima di lasciarci, è dedicata a un appuntamento che si terrà domani, sabato 29 aprile, quando il Papa incontrerà i giovani. Potremmo dire che è una sorta di antipasto, ecco, passami la definizione, di quello che succederà poi ad agosto, quando ci sarà l'evento globale della Giornata Mondiale della Gioventù, che vedrà i giovani di tutto il mondo coinvolti proprio a Lisbona, nella capitale questa volta portoghese. E da questo punto di vista, come ci si sta preparando? Diciamo che il viaggio in Ungheria per ora ha assorbito tutte le energie e le attenzioni, però sappiamo che, insomma, Lisbona non è un evento a sé stante, ma richiede una preparazione lunga anche di anni, e quindi già sono state diffuse immagini di presentazione, l'inno,
i video, e anche il Papa stesso ha adottato ora una nuova strategia comunicativa, che è quella di questi piccoli messaggi che sono stati pubblicati nei mesi scorsi, in cui si rivolge agli organizzatori, ai ragazzi stessi, ai partecipanti, incoraggiando soprattutto a venire a Lisbona, perché tanto è cambiato in questi anni delle GMG, dalla loro istituzione. Cioè, i ragazzi, come sappiamo, non parliamo solo più di secolarizzazione, ma di un vero e proprio disinteresse nei confronti della Chiesa, della fede, di tutto quello che riguarda un po' la religione. Il Papa mantiene, dopo 10 anni di pontificato, a mio avviso, ancora questa grande attrattiva verso i ragazzi. Lo abbiamo visto anche in un esperimento, qual è stata questa conversazione pubblicata su Disney Plus, questo video con 5 giovani. Riesce ancora a 86 anni a mettersi in dialogo con queste nuove generazioni che sono diventate forse più complicate di quelle che eravamo noi e i nostri genitori. E quindi l'incoraggiamento più grande da parte del Papa è proprio quello a venire, a sentire una parola, a fare anche un'esperienza diversa, perché poi le GMG non sono solo le messe, non sono solo le prediche, non è solo la veglia con il Papa, ma è un mondo che si scopre e che dal quale tanti ragazzi e tante ragazze portano dei frutti a casa, portano comunque un ricordo, un'esperienza. Io stesso ho partecipato a quasi tutte le GMG del passato e ricordo che nei nostri pullman, nei nostri aerei, c'erano anche ragazzi che non partecipavano alla vita della parrocchia, che non credevano, e mi ricordo che comunque sono rimasti colpiti. Quindi la preparazione è in corso, c'è grande aspettativa naturalmente per questo evento, che comunque segna sempre grandi numeri. E allora, Salvatore, concentriamo, prendendo spunto dalle tue parole, tutte le nostre attenzioni su questo importante viaggio in Ungheria. Proiettiamoci al futuro con la Giornata Mondiale della Gioventù. Nel frattempo però ci dobbiamo salutare. Io ti ringrazio per essere stato con noi, ti auguro buon lavoro e spero di risentirti presto per parlare ancora di Papa Francesco e del suo Magistero. Grazie ancora. Grazie a tutti voi. Grazie ancora a Salvatore Cernuzio, noi ci fermiamo per la pubblicità e poi ritorneremo ancora insieme.